Dopo la sosta a Talamone, il Piemonte e il Lombardo si fermarono alcune ore nel porto di Santo Stefano. Avevano bisogno di fare provvista di acqua e carbone e sapevano che qui c'erano entrambe. Era il 9 maggio del 1860 quando i piroscafi Piemonte e Lombardo fecero sosta a Porto Santo Stefano per fare rifornimento di acqua e carbone. Garibaldi scese a terra, visitò il famoso giardino Lombardi, che era bellissimo, ricco di piante d'agrumi, di limoni e di aranci e di alberi da frutta. Nel frattempo Nino Bixio procurava l'acqua e il carbone. Nel 160° anniversario della spedizione dei Mille, proprio qui sul molo Garibaldi di Porto Santo Stefano, 40 opere dedicate all'impresa dei Mille danno adesso il benvenuto a tutti coloro che attraccheranno su questo splendido angolo della Costa d'Argento. Lei sta parlando con uno che per anni è stato iscritto al Partito Repubblicano, per cui chi più di me può avere un senso di entusiasmo per questo tipo di manifestazione che ricorda un passato che ha caratterizzato la storia della Repubblica, dell'Italia. Questa di oggi è la consacrazione di una cosa già avviata nel tempo, oggi trova la sua definizione ufficiale, quindi è bella come occasione, è bella anche per dare un senso anche di una comunità che purtroppo in questo periodo di Covid certo ha sentito, ha dovuto partire molte difficoltà e quindi anche il senso comunità si è un pochino, forse si è più rafforzato rispetto ad altri momenti, ecco perché c'è anche una partecipazione interessante. Il progetto voluto dal Centro Studi Don Pietro Fanciulli e dal suo presidente Gualtiero della Monaca ha visto protagonisti 35 artisti locali che hanno rievocato la spedizione dell'eroe dei due mondi. È uno che ubbidisce, come lei sa, no? Chi nel taglio dice obbedisco. È una dimensione a cui noi non siamo abituati, specialmente per uno che era un rivoluzionario come lui. Ma qual era il senso dell'obbedire? È capire che ci sono degli interessi più grandi dei quali bisogna tener conto se non si vuole rovinare tutto. Quindi l'obbedire di Garibaldi non era piegare la testa in maniera supina, era capire che c'era una logica nelle cose. Questa logica, ahimè, purtroppo, è i rapporti di forza, è la realtà. E questo sbarco tecnico qui faceva parte di un gioco più complesso che era il gioco del Mediterraneo fra la Francia e l'Inghilterra e la realtà italiana nascente. Ognuna delle due grandi potenze allungava l'occhio su questa penisola che era decisiva per i giochi di potere nel Mediterraneo, come lei può capire. Sul muraglione della parte nuova del molo di Porto Santo Stefano, dove adesso sbarcano i passeggeri delle navi da crociera, i 40 dipinti realizzati con la tecnica della fotoceramica danno loro il benvenuto. E quello che ci spinge è proprio l'amore per lo scoglio. Noi siamo nati qui, siamo vissuti qui, ci siamo formati qui, i nostri genitori sono di qui, quindi vogliamo che questo bellissimo posto, baciato dalla natura, abbia anche una certa rilevanza dal punto di vista soprattutto culturale, che tanti anni fa eravamo partiti col piede giusto, poi man mano abbiamo perso un po' la strada e noi cerchiamo nel nostro piccolo di riportarci sulla strada giusta. Intanto il comune di Monte Argentario si prepara ad accogliere i turisti, i segnali sono molto positivi e le manifestazioni in calendario saranno tante. Sì, ci sono sicuramente delle conferme come il Popcorn Festival che ci sarà a luglio proprio a Porto Santo Stefano, ma ci saranno tante novità, tra cui a Porto Ercole abbiamo già inaugurato i notturni dell'Orto Botanico Corsini che il Marchese Corsini ci ha messo a disposizione per organizzare ogni settimana un evento culturale che spazierà tra musica, teatro, letteratura e allo stesso tempo stasera inauguriamo gli eventi insieme alla Regione Toscana nella Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano. Avremo una serie di appuntamenti anche lì serali che spazieranno tra la musica, la cultura, il buon vino e poi ci saranno anche degli eventi diciamo un pochino più grandi nelle nostre piazze, sempre però assolutamente seguendo i protocolli Covid. Unica grande incognita, il possibile svolgimento del Palio Marinaro, di sicuro non sarà una tradizionale edizione. La sfilata sicuramente no, perché sempre d'accordo con le diocesi, mi diceva il prefetto a noi sindaci che saranno annullate le processioni anche quelle religiose. Poi l'altra cosa che sicuramente non potrà essere fatta è la premiazione tradizionale con l'ammucchiamento, l'aggregazione di tutti i del rione vincente sotto il fabbricato del comune,
eccetera. Probabilmente non si può, e comunque c'è il limite delle 1000 persone per manifestazioni all'aperto, quindi io non ho niente in contrario che il palio si faccia, però vorrei anche che si facesse senza che nessuno si ammalasse.